Benvenuti sul canale di Lord Demonet. Oggi siamo in compagnia di Caio Caldo, Caio. E voglio fare una challenge, diciamo, se così si può chiamare, che ha portato Andy sul suo canale, ovvero quella che vede uno dei due partecipanti a questa challenge, diciamo, descrivere in maniera molto vaga un Pokémon e l'altro disegnarla. Solo che io, a differenza di Andy, non so usare una tavoletta grafica e so disegnare solo in su cartaceo. Quindi vedremo un po', diciamo, degli sgorbi. Abbiamo già fatto qualche prova e i risultati non sono dei più promettenti. Vuoi aggiungere qualcosa? Io ovviamente non disegnerò, bensì mi limiterò a descrivere nel modo meno comprensibile possibile a demo quello che mi passa per la mente. Ho già qua preparato due Pokémon. E insomma, se ti va, cominciamo. Va bene, dai, cominciamo, sono carico. Allora, cominciamo dicendo che, insomma, diciamo che devi fare un po' un Pokémon a forma di pera, no? Cioè, lo shape di una pera. Non c'è nulla fuori da questa pera? No, vabbè, poi ce lo aggiungiamo, però, nel senso, falla grandina. Deve essere una pera sostanziosa, ecco. Sembra un cazzo, ecco. Però vabbè. Allora, adesso sulla cima della pera, no? Fai partire come dei, come si dice, delle robe a forma di pesciolino, no? Cioè, capito? Delle robe di orecchie, ecco così, no? Ecco, due. E poi due triangolini lì a fianco, vicini, nei bracci. Cos'è? Okay. Non è esattamente lì che dovevi mettere i triangoli. Dove li devo mettere? Sono uno corrisponde al, cioè corrispondono alle orecchie, nel senso sono paralleli alle orecchie. Vabbè. Allora. Cos'è? Dai, continua. Allora, è perfetto, tranquillo. Adesso fai tipo partire una sporgenza sulla destra, lì vicino sempre a quella zona lì, okay, una sorta di sporgenza tipo, non saprei bene come dire, circolare, insomma, un qualcosa di... Un semicerchio? Sì, un semicerchio, ma nemmeno semi, cioè un cerchiettino, ecco. Così, e ci sarebbe da cancellare la linea lì in mezzo che separa, insomma, mettiamola così. Ecco, sarebbe così un bello. Occhio questo. Adesso fai un pallino sulla cima di quell'escrescenza, no? È un capezzolo. Ecco così, andrà bene. E a fianco, più centrale rispetto a quella cosa lì, ci fai una parabola, no? Rivolta verso il basso, verso l'alto. Dio, come erano fatte le parabole? Sai che non vado a scuola da troppo tempo, quindi no. La parabola, cazzo! Falla non troppo esagerata, nel senso, è come un mezzo cerchio, ecco. Così? Mettiamolo così. Ecco. E adesso congiungilo con una linea curva. Va, cioè, deve rispettare, ecco così. Ecco, bravo. Adesso sopra, a questa linea curva qua, ci fai tipo una, come si dice, una sorta di finestrella tonda, no? Tondeggiante. Nel senso, la base, sopra. Va bene. Però finestrella tondeggiante vuol dire, cioè, a forma di finestra, nel senso, hai presente tipo nei campanili, no? Sì, ci sono capito, le finestre. Ho capito. No? Tipo le caramelle rischi al gusto. Ma che cazzo? Hai presente la forma delle caramelle? No, ma non so neanche cosa siano. Vabbè, andrà bene comunque. Ecco, adesso dentro, fallo un po' più grande. Ma ci devo lasciare spazio per qualcosa che potrebbero essere occhi? C'è solo quello. Falla grande, ecco. Adesso dentro ci fai una finestra dentro la finestra, tipo Inception, no? E dentro a quell'altra finestra un pallino. Non mi hai fatto... va bene, ecco, bravo. Falla lì, ecco, bravo. Facciamo un pallino dentro una finestra, sì, va bene. Bellissimo. Adesso, sotto a tutta questa struttura qua orribile, tu tiri tipo una riga, tipo come decolleté, no?
Capito? Cosa vuol dire una qualcosa tipo così? È così, così, ecco, bravo. Adesso un bel cerchio, no? Bello abbastanza grande sul lato in basso a destra. Dentro, non devi farlo fuori. Un bel cerchio deve essere grande, bello in senso inteso come bello grosso, in basso a destra, e devi farlo tangente alle linee già disegnate. Quelle linee quali? Quelle che, le uniche linee che ci sono. Cancella quella merda. Allora, deve essere tangente. Tangente. Si sa cosa vuol dire tangente almeno. Sì, ma la linea dritta o No, ignorala quella. La linea è curva, deve essere tangente. Ecco, tipo così. Ecco, vabbè, insomma, facciamo finta che vada bene. Adesso, in mezzo a quel cerchio, fai partire 4 piccoli, come si dice, cilindretti, no? Eccoli. Ecco, perfetto. Adesso fai un bel cerchio dal lato in basso a sinistra, no? Però non dentro, questa volta deve essere solo attaccato, congiungente. Capisci? Deve essere un bel cerchio congiungente, neanche cerchissimo, ovale, capito? Che parte. No, non deve essere dentro, ti ho detto che deve essere. Che deve toccare ma essere fuori. Allora. Ecco, andrà bene. Un po' più in alto, magari. Pensavo fosse uno scarpone tipo quelli dei clown. E mettilo per verticalmente, andrà meglio. Non ho capito. Cioè, non so se mi spiego. No, non ti spieghi, non ho capito. Allora, è come se ci fosse un cerchio, no? Sopra a quella roba, a quella struttura lì, ma che sporge leggermente fuori, no? Come un'escrescenza. Quindi tipo... simile a quello schifo che abbiamo fatto di sopra. Una roba da così. Di così, così. Adesso, metti... come si dice? Sopra questa roba qua che hai appena aggiunto, okay, ci fai mettere una sorta di come dire, una sorta di cerchio, no? Mm-hmm. Una sorta di ovale che però presenta una zona come se uno spicchio gli fosse stato tolto, uno spicchio triangolare gli fosse stato tolto. Ho capito, come se fosse tipo uno zoccolo. No, non è uno zoccolo. No, sì, va bene, più o meno è così. Poi, stessa roba, devi farlo, no? Con un'altra escrescenza che parte sulla destra c'è un'altra escrescenza. Ecco, e fai ancora quel coso lì che ti ho detto dall'altra parte, ecco così. Okay. Andrà bene. Poi, fai un'altra escrescenza che parte invece questa volta più o meno a metà sulla sinistra. Ah, qua? Sì, e questa volta va verso l'alto. Ecco, e ci fai sulla punta due triangoli. Ecco. Ma questo coso qua non è Miltank, vero? Spero no. No. Cioè, sì, però no. Cioè, dovrebbe esserlo. Ti prego, ora che l'ho indovinato, lasciamolo così. Mettere lì davanti, cioè guardati, mettilo a paragone, lo metterò a schermo, lo vedranno in video, un Miltank paragonato a Scott, che poi non capisco, ti ho detto che ci sono quattro cazzo schiamo, ma queste sarebbero le mammelle di Miltank. Cosa sarebbe? Deve essere facile in teoria. Cosa sarebbe questo capezzolo qua? Sarebbe il naso. Questo è il naso e questa sarebbe la bocca. La bocca. Sì. Ed è un ciclope. Oddio. Ed è anche dei problemi di artrosi tipo. Aiuto, lo cancello subito. È orribile. Ma dai, come primo disegno non è andato così male, sembrava quasi una mucca. Quasi. Non ce la faccio, non riesco a smettere di ridere, era orribile quel coso. Vabbè dai, continuiamo, dai, sono carico.
Allora, fai un cerchio, bello grosso. Deve occuparti molto spazio. Allora. Adesso, sulla cima di questo cerchio, uh-huh, leggermente spostato sulla sinistra, fai partire due triangoli, no? Belli grandini. No, triangoli... Cioè, non proprio triangoli. Semitriangoli. Ma cosa vuol dire? Non esiste la figura semitriangolo. È un triangolo... Come si chiama? No, neanche. È una sorta di triangolo rettangolo, ecco. Mettiamolo così. Ecco, una roba simile, sì, dai. Immaginavo se fossero... Cioè, immagino che siano orecchie e quindi questa è la roba... No, no, però devono essere specchiati, non uno che guarda l'altro. Sono orecchie, e vero? Deve essere più spostato sulla destra, ovviamente, quell'altro. Più spostato sulla destra. Ah, ok, diametralmente opposto, non è che sono vicini, ho capito. No, sì, diametralmente opposto, con quei termini specifici che la gente intelligente userebbe se li sapesse. Tipo, cos'era? No, non era tangente, era parabola. Ora, tipo... In mezzo ci fai una sorta di cerchio. Giuro che d'odio sto. Ok, va bene, in mezzo alla testa ci faccio, cioè No, in mezzo ai due triangoli. No, non è una testa. Ok. Un cerchietto. Non nel cielo, deve essere attaccato a quella palla che hai già fatto. Era attaccato. No, cioè dentro, cioè non è difficile, non è facile spiegare se tu non hai la mia stessa concezione in mente. Bene. Dai, ci si prova, il butterfly era venuto bene. Dai. Allora, una palla che tipo parte da lì, tipo che sporge un po' fuori, ma che in realtà è dentro. Ecco, così. Ecco, perfetto. Adesso, tipo, quel triangolo là sulla sinistra, gli dai un po' di profondità, no? Ma lascia proprio perdere la profondità, già è difficile, no, così. Serve, metti la profondità. Tipo, lo fai un po' profondo, no? Che sprofondi verso destra. No, devi proprio aggiungergli un tocco, come se fosse... Cioè, sulla destra tu aggiungi una sorta di prolungamento, non di corroborigli, dai profondità. Allora, sulla destra di quello a destra? No, sulla destra di quello a sinistra. Okay. Tu no, tiri delle... lo approfondisci, cioè lo rendi tridimensionale. Così, ok. Ecco, stessa roba per l'altro, ovviamente, sulla sinistra, sto giro. Sembra un cristallo di ghiaccio, stiamo dicendo. Allora, adesso fai tipo sotto quella palla lì che c'è in mezzo, mm-hmm, no? Fai un rettangolo, no? Come si dice? Un rettangolo che deve un po' sporgere verso lì fuori, non so bene come spiegare. Così? Tipo così, sì, dai, cioè a livello prospettico non ci siamo manco per un cazzo, però... Ok, va bene. Dai, però. Sì, cerchiamo di migliorarlo. Provo a darti indicazioni che non ti avrei dato se non fosse venuta fuori questa roba qua. Okay. Allora, vai sulla sinistra, no, del rettangolo, no? Sei sulla sinistra del rettangolo? Sì, qua. Ecco, tu adesso fai partire una riga che va un pochino, no, verso l'alto. Esatto, e adesso la fai andare nella stessa direzione parallela, esatto così, e fai lo stesso dall'altra parte. No, dall'altra parte, sempre rispettando quella direzione lì. È come se guardasse a sinistra, no? Quindi, cioè... Ah, ho capito. È un parallelepipedo, allora, non è un rettangolo. Ma sì, cioè, neanche... Non saprei bene come definirlo, perché non è... No, non devi fare così, non devi congiungerlo, non ti ho detto di farlo. Vabbè. Cos'è? Sarebbe un po' seghettata, ma fa lo stesso. Comunque... Adesso fai un triangolo, no? Che ha come ipotenusa metà del lato destro del triangolo. Metà del lato destro del triangolo. Quale triangolo? Scusa, del triangolo, del lato del rettangolo, vuol dire. Questo a destra o questo a sinistra? Questo a destra, no? Aspetta, tu adesso devi farlo congiungere alla metà di quel lato.
Allora, se questa deve essere l'ipotenusa, voglio che sia un qualcosa tipo così, no? No, la metà del lato. Quale? Allora, qua, tipo? Cancella tutta quella triangolo del cazzo. Ok. Allora, tu. Io. Era giusto prima, tu hai cancellato, non ho capito perché. Perché allora, questa l'ipotenusa, non è... sai qual è la parte del triangolo? È il lato così, più grande. Così. Andrà bene. Adesso fai tipo un disegna l'angolo, no? Mm-hmm. Quello in basso a sinistra. In basso a sinistra? Questo? Sì, ecco, bravo. Adesso fai, come dire, sdoppia i contorni di quella roba che hai appena disegnato, di quel triangolo. Cioè fai, tira una riga sotto a quel triangolo lì. Ecco, anche lì, anche là. Bene. Come dire, adesso fai partire un triangolo, no? Che, piccolissimo, un piccolissimo triangolo lì dove si sono coniugate le due righe. Ah, ok, ho capito. Questa dovrebbe essere la linea degli occhi, no? Ma perché l'hai cancellato, Dio buono? Dovevi lasciarlo. Perché volevo... Immagino che sia una cosa così, no? Va bene. Allora, le due righe, quelle lì sulla destra, le due righe che hai appena tirato sotto al triangolo. Mm-hmm. Vedi il punto in cui si coniugano? Qua. No, quello sopra. Qua. Quello. No, a metà, più caro. Questo? Sì. Allora, fai partire un triangolo usando come base quella righetta che coniuga la parte superiore con quella inferiore. Così, tipo? Non così grande, piccolino, t'ho detto. Deve andare verso destra la punta del triangolo. Cioè, scusa, verso destra in alto. Ah, ok, ho capito. Così? Tipo. Però deve essere un triangolo, quindi devi chiuderlo. Così? No, devi chiuderlo con quel... Ti ho detto, la base... È quel trattino piccolo che c'è tra la parte superiore e inferiore del disegno. Questo? Sì, ecco, così, va benissimo, bravo. Ma cosa? Ma non è qualcosa... Tranqui. Allora, adesso, sotto tutto questo ambaradan qua... Mm-hmm. Ah no, aspetta, devi coniugare... vedi quella sorta di rettangolo che si è creato sotto il triangolo? Fallo anche lì davanti. Aspetta. Non quel triangolo lì. Dio, ok, era difficile. Allora, davanti al rettangolo. Quello, sì. Il primo rettangolo che hai creato, no? Sì. Lì davanti. Uh-huh. Facci davanti. Uh-huh, qua. Facci un altro rettangolino piccolino. Tipo per dare. Ecco così. Va bene. Adesso sotto ci fai una sorta di trapezio. Con la base maggiore rivolta verso l'alto o verso il basso? La base maggiore è rivolta verso l'alto. No, deve essere più lungo, deve prendere tutto tutto quell'ambaradan che c'è sopra. E quindi è una roba del genere? No, allora, sul lato destro va bene. Ok. Scusa, sul lato sinistro va bene, lato destro no. Perché no? Sono identici. Non deve essere speculare. Tra l'altro, quel rettangolo, quel trapezio lì, deve prolungarsi fino al triangolino che hai creato sull'angolo a destra, capisci? Dica, non è possibile sta roba qua. Vabbè, allora teniamolo così. No, se deve arrivare lì, ok. Però in modo che ci arrivi in qualche... Ma non è un... Devi pensare come se il trapezio fosse sotto al tutto e quindi è in prospettiva. Ma tu mi fai fare pure i disegni in prospettiva? Ma stai scherzando? Ma è il disegno originale, così cosa vuoi che ti dica? Allora. Ecco, fallo congiungere con il telefono. Ecco, così. Andrà bene. Adesso
insomma, bene è un parolone. Comunque, nei due punti che sono agli estremi della base minore del trapezio. Ok, va bene. Fai partire due triangoli. Estremi bassi o estremi estremi alti? Estremi della base sono solamente okay, due. Ok. Eh no, il trapezio ha due basi però. Vabbè, della base minore è l'unica okay, vabbè, vabbè. Fai partire due triangoli che vanno verso l'alto. Piccolini. Ecco, uno lì e uno lì. Ma okay, questo sarebbe Golem. Avevo già dei dubbi mentre facevo l'occhio. Ma che cos'è? Che Golem allora? Anche qui metterò di fianco l'immagine perché... leggendario, leggendario, leggendario. Vai, facciamo l'ultimo. L'ultimo? Sì, 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 dai. La challenge sta, finché non lo indovino, come dire, continui a dettarmi roba. Credo si fosse già capito. Dai, allora, vai, detta, detta. Questa volta non andiamo subito con un'immagine, come dire, non andiamo subito con una forma fissa, ma andiamo per curve. No, ho già delle brutte esperienze con Scott. Allora, in basso a destra. Ok, destra. Fai come il prepuzio di un... Ok, così, così, così. Va bene. Adesso fai una... attacca a questo prepuzio di pene nella parte in alto a destra, quella lì in alto a destra che hai appena creato, sì. Ci fai una sorta di fai una sorta di C, ecco, così, così. Adesso quella C lì, no? A quella C lì attacchi una C alla rovescia, no? Che va dall'altra parte, che torna indietro più o meno, dai, ecco. Adesso fai una sorta... Ma dirmi di fare tipo il simbolo del dosso, no, eh? No. Adesso fai una sorta di... come dire? Sì. Punta di cazzo. E basta con queste punte. Capisco che ti piacciono, però... cioè... No, no, però è proprio con la spaccatura a metà. Capisci? No, no, deve essere più grande, più longevo. Ecco, diciamo che... Allora, tu che sei un esperto di piselli. Ah, insomma, oddio. Meno di te sicuramente. Allora, adesso, ecco questa qua. Adesso ci attacchi l'altra metà del pene. Sopra. Cioè, continui andando verso sinistra. No, non hai capito un cazzo. No, che non ho capito un cazzo. Ecco, siamo allora, così, no? Adesso tu finisci la punta del pisello in alto. No, Dio, boh. E sto facendo la No, allora. Boh, tu lo stai descrivendo allora, come... Fai la stessa, fai di nuovo lo stesso disegno, bene o male. Solo a fianco. Ah, ok, quindi così... Sì, ecco, basta così, fermati. No? Va benissimo. Adesso fai una sorta di brufolaccio che va verso in alto a sinistra. Verso... Da partire dalla cappella? No, a fianco. Continua sempre per quella riga lì. Okay. Più grande, lungo. Una carota. Una carota? Cosa? Deve essere lungo. No, lungo, Dio caro, è lungo. Ma verso in alto a sinistra, l'ho detto. Ah, verso l'alto, Cioè, sembra facile, ma non è facile capire. Allora, adesso, ecco, bravo, scendi. Adesso vai verso il basso come la base di una caffettiera, no? Cioè, il basso. Ecco così, allargati sempre di più sulla sinistra. Ecco, adesso, quando sei più o meno all'altezza dell'altra metà sulla destra, ecco, fai una curva, no? Simile a quella che c'è speculare dall'altra parte. No, scusa, ho capito. È un piedino questo. Sì, ecco.
E adesso li congiungi con una linea curva, no? Di una faccina felice, tipo. Ah, faccina no. Faccina felice. Felice, questa triste. Ah, come se avesse il pacco. Ecco, come se avesse il pacco. Adesso fai una... Al centro, circa, mm-hmm. fai un... È presente più o meno lo shape di una banana? Un po' più in alto, ecco lì. Fai così, ecco. No, 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 una banana che è messa orizzontale. Ah, ok, una faccina felice, quindi. No, non... cioè sì, però con la bocca aperta. Quando mi hai iniziato a descrivere questo Pokémon pensavo fosse un Mr. Mime. Però ora non ne sono più tanto sicuro, eh. Adesso fai più o meno sopra a quella faccina lì due punti. Uno a destra e uno a sinistra. Ok, Pokémon finito. Ma è ditto! Ma che schifo! Ma no, ma dai! È palesemente ditto! Sì, vabbè, non è che sia proprio... Cioè, ditto è più una cosa, tipo... Una roba così... Guardate, l'ho disegnato perfettamente, ditto, senza neanche guardarlo, credo. Ma perché? Perché non hai ascoltato bene le mie indicazioni. Ma cosa? Ma cosa? Vabbè, dai. Direi che questo video è stato fin troppo leggendario. Io spero di portare altri episodi, se vi piacciono, magari in compagnia di altri membri della crew, tipo Mr. Poké, oppure Kijo, oppure FPG, non lo so. Vedremo, magari anche Pokésal, chissà. E che dire, per questo video di puro autismo è tutto. Uh-huh. E niente, abbiamo dimostrato che Emulet non sa disegnare. Al computer no, giuro, cioè lo ammetto. No, no, ma in generale, cioè guarda che schifo è. Cioè, e niente, noi ci rivediamo, no, io no forse, però Emulet, rivedete un prossimo video. È vero. Rimanete sintonizzati, iscrivetevi a Vetta Lancia, al canale di Avocado Cado che non carica più video, e ciao ragazzi! Ma non è solo mio, anche tu. Ho detto, iscrivetevi al canale di Avocado e a Vetta Lancia. Ah, e? Oscuri. Vi lascio con questo ditto satanico. Ciao. Ciao, ragazzi.